Salve a tutti a Titan89, benvenuti su Final Fantasy XV. Dove siamo? Dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ragazzi? In area di sosta di Long White. Se mi state seguendo sapete quello che sto facendo. Sto facendo un po' di cacce. Caccia all'uomo, caccia alle bestie. Ho fatto già un sacco di ricercati durante questo Final Fantasy XV. Adesso vorrei fare il corno vince sui muscoli. Quindi vediamo un attimo se può andare bene questa robetta qua. Quanto si vince? Ah, abbastanza. È noto che la caccia può essere fatta sempre, sia di mattina che di sera, il che è una cosa ottima, ragazzi. Odio le cacce che ti impongono di venire alla mattina o alla sera. Cioè, datemene quando voglio, io passo quando voglio. Capisco che è più bello, ragazzi, dire che magari un gallo lo trovi alle 6 del mattino perché deve cantare, non lo trovi alle 4 del pomeriggio, capisco, però capite pure a me che non è che posso ogni volta... No, non tornare a Galia. Non posso ogni volta fare giorno e mattina. Sì, vabbè. Mattina o sera agli accampamenti. Perché sto risparmiando nuovamente le esperienze. Infatti sto a... vedete, 12.000, 14.000. Poi dopo devo passare l'oggettino magico di Innis, che dà più esperienze. Il portafortuna di Mogro, devo passarlo a pronto. Vabbè, vi risparmio questi 850 metri col Chocobo e ci vediamo direttamente davanti al nemico. Eccoci arrivati, ragazzi. Ovviamente mi fermo un po' prima, cioè no, non mi fermo, prendo il video un po' prima, che ancora non li, eccoli, ecco, ancora non li stavo vedendo, stavo per dire. E stiamo, vabbè, qui non, è impossibile cioè, perdere questi nemici che sono piuttosto grossicci. Ah, penso che la spada grossa vada bene, no? No? Però l'ho mutilato, eh. Oh, poverino, ha perso il corno. Muori, maledetto, muori. Ehi, calmi. Stavo dicendo, quello è un po' più grosso. Infatti si chiama maggiore. Oh, che cazzo ho fatto? Mi stanno volando, ragazzi. Stanno giocando con il mio corpo. C'è una cosa, va. Vai con la panoplia. Prima uccidiamo i piccolini, ragazzi. Mi stavo divertendo con i piccolini, pensando che fosse una cosa divertente e tranquilla, mentre ci sono le bestie un po' più grandi che divertenti e tranquilli non sono. Vabbè, stai calmo. Grande, pronto. Ogni tanto mi aiuti. Sei una persona inutile, però ogni tanto fai qualcosa, eh. Ok. Tac. Tac. Cioè, pronto, ragazzi, è uno che riesce a entrare nello stato crisi anche in foto. Quindi solitamente... Ehi, l'avevo scansato però. Vabbè, ammazziamone un altro perché sennò qua diventa critica. I due giganti devo dire che sono abbastanza tosti, eh. Vediamo se li faccio male così. Sì, cavoli. Che vabbè. Sì, fai attenzione, Noctil, cavolo, vedete. Mamma mia, che bella cosa. Qualcuno è stato mutilato, eh. Che bello, gli ho visto volare il corno. Ma non sono riuscito. Vai così. Uno è andato. Uno è andato. Zoccolo resistente. Ne manca. Cioè, manca solamente questo tizio qua. Come se riusciamo a mutilarlo? E dai. Lo sto prendendo sempre in faccia, ma niente. Siete fortini, eh. Allontaniamoci. Via. Ok. Mutilato come si deve, ragazzi. C'è il corno che sta a terra piangendo ancora. Vabbè, cristelle da dietro. 3, 2, no, niente cristelle. Un po' bruttino senza corna, devo dire. Mamma mia quanto dura. Cambiamo arma. Peggio di prima. Con questa. Almeno questa mi aggrada tantissimo. Beh, è buono che ormai è fatta, eh. Non ti lamentare. Oh, perfetto. Zocco resistente, resistente caccia riuscita. Vedo un quasi 500 esperienza. Allora, torniamo rapidamente alla regalia e consegniamo la missione, ragazzi. Così vediamo che ci danno in cambio. Eccoci arrivati, ragazzi. Vediamo un attimo di... parlare alla tavola calda. Ok, era questa in pratica.
e consegniamo il corno vince sui muscoli. Vediamo che cosa ci danno di bello. Qui. Welcome. Il corno vince sui muscoli, caccia terminata, come ho detto prima, Meg gli Sir, 4010 guil. Carino, carino. Allora, ragazzi, non mi ricordo se altri ricercati, mi pare di no, no? Sì, va bene, a uno, più già pungente del deserto, ma rank 5 addirittura. Niente, mi dirigo immediatamente alla prossima destinazione dove dobbiamo fare... credo altri ricercati, quindi a tra poco. Eccoci arrivati, ragazzi, dove siamo? Riconoscete il posto? Spero di sì, perché se non riconoscete sto posto state messi bene. Allora, stiamo al molo di Galdin qua sotto, dove c'è Dino, anche quell'idiota di Dino, che dobbiamo fare missioni peraltro. Ciao tizia. Allora, sì, zitta. Ricercati, ladro di vite, livello 17, quant'è che dovevo farti, Italia? Cavaliere da gladiatore, interessante. Beh, ladro di vite, aspetta che forse è notturno questo? Le richieste di caccia, va bene. Va bene. Tanto sono le 19, intanto che arriviamo alla mappa designata, penso che si faccia una certa. E no, questa. Ah, è vicinissimo. È perfetto. Sono quanti metri, scusa? 300 metri, ragazzi, quindi una cosa, una passeggiata. 300 metri, vabbè, vi faccio un contrario perché sono comunque tanti, quindi a tra poco. Eccoci arrivati, ragazzi, più o meno al punto di incontro. Non li vedo ancora, ma di solito gli attacchi notturni si fanno vedere proprio nel punto... nel punto preso di interesse, quindi noi siamo qua, siamo accanto. Dovrebbe comparire a breve, eccoli. Salve, possiamo parlare? Grande Gladio, grande. Aggiornamento danni per 1,5. Vabbè. Quanti siete? Siete 7 glam hot. E chi è che mi attacca? State buoni. Penso che siamo abbastanza semplici. Cioè, spero che siano abbastanza semplici. Ah, la spada gli fa più male, ottimo. Ottimo. Il nemico ha rubato gran pozione, ma... ehi! Sì, ho visto, devo fare attenzione a Sistro. Maledetti. Maledetti quando la mappa non ti fa capire niente. Così riesco a fare una posizione tattica un po' più fruttuosa. No! Ha pisciato l'attacco in maniera clamorosa. Riproviamoci. No, questo è quasi morto. Questo qui. Ma di nuovo l'ha pisciato. Basta, non faccio più queste cose. E 6 su 7, ne manca uno. Voilà, caccia riuscita. Bottiglia di gladio e Sulvia iridescente. Ragazzi, ci vediamo al molo di Galdin che consegniamo la taglia tra poco. Eccoci qua, ragazzi, vediamo il premio che ci dà la ragazza. Che poi dobbiamo fare subito l'altra missioncina. Caccia terminata, ladro di vite. Cavaliera da gladiatore. Che ci prendiamo altro? Che ci prendiamo? Vediamo quanto è distante la prossima caccia, ragazzi. Passi nell'oscurità. Notte. Forse è ottimo perché è ancora notte. No, questo mostro l'ho visto. Aspetta che faccia buio. Perché non è buio? Ehi, non ditemi così. Ehi, sono le 21. Ah. Mamma mia che bello, ragazzi. Tutte qua stanno, tutte a due passi. Vabbè, ci vediamo tra pochissimo, ragazzi, quando mi trovo sotto al mostro. Eccoci arrivati, ragazzi. Ovviamente siamo vicino al molo di Galdin, come si poteva presupporre. Dovrebbero uscire proprio dal nulla, come al solito, questi nemici. Vediamoli. 3, 2, 1. E coboldo per 5. Così, a vista sembrano tranquilli e facili, eh. Ora mi stanno già massacrando, però più o meno. Ehi, ma che stanno buttando? Vabbè, attacchiamoli da lontano. Così. Che bello, che bello. Aspetta un attimo. Facciamo qualche proiezione tattica di quelle un po' più tranquille.
Che è successo qui in mezzo? Non ho capito niente. Vai, pronto. Sii inutile come tuo solito. No, non vedo. Ok, ragazzi, non vedevo niente nemmeno io, tranquilli. Vabbè, attacchiamo un po' di questa roba qui. Vogliamo da questa parte. C'è un'altra posizione tattica qua, bella. Dove sta l'altra? Via, 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 via. Da qui sopra, che così facciamo più bua, ragazzi. Quanti sono rimasti? 3 su 2 su 1. 1. È rimasto 1. Aiutatemi, aiutatemi. E dove scappi te? Vieni qua, vieni. Caccia riuscita. Passi nell'oscurità. Perfetti. Grande elisir come bottino, che è abbastanza carina come cosa. E che c'è qua? Fungongo. Che mi piace dire, ragazzi? Fungongo. Vabbè, ci troviamo a riscuotere la taglia. Ovviamente io uso addirittura il torno alla regalia. Rieccoci, ragazzi, siamo tornati per riscuotere il nostro giusto premio, che poi tra l'altro dobbiamo fare altre cacce. Welcome possibilmente back. Welcome back. Caccia terminata, passi nell'oscurità. 3250 guild, un bel mega elisir. Che altra caccia c'è qua? Perché noto che mi stai dando piuttosto notturne. Non per lamentarmi. Sì. Incubi sul traghetto, avvistamenti sempre, ho appena parlato, quindi tranquillamente ce la possiamo fare anche adesso. Ha un bel coso, come si chiama? Mi viene il nome del tizio. Demone marino, ragazzi, se si chiama demone marino sono... Mamma mia, no, vi giuro non l'ho letta. Cosa consegna le fragole? Ah, cavolo! Cavolo, li ho presi, è vero. La cottura, ragazzi, si aziona parlando con lei. Le fragole le potete trovare guardando una delle mie vecchie missioni a capo Kaem, pollice verde, e annessa a quella, grazie a pollice verde. Dovete fare 4 carote, guardatevi la missione e capite cosa sono le carote. Quindi una torta dolce amara, vediamo un po'. Sì. Thank you. With this, I can finally make the sweet. So when can we try it? Right now. The prep is done. All that's left is the berry on the cake. You'll find the fragrance quite sublime. Why, I still remember the first time I smelled it. Let me know when you're ready to dine. Mi si è compiuta una torta dolce amara. 5000 esperienze, eh? Da più questa che uccidere un mostro. Pretty unique smell. And familiar. I'm sure I've had it before. Could it be the confection you received from Lady Lunafreya? Yeah, that's the one. So it comes full circle. The perfect sweet to honor your marriage indeed. Va bene, a parte queste sdolcinatezze, vediamo un attimo. Incubo nel traghetto sempre, sempre vicini. Vicino, sì, c'è tutta la baia da farmi, però relativamente vicino. Ci troviamo direttamente al dei mostri, ragazzi. Eccoci arrivati, ragazzi, al nemico, anzi ai nemici. Siamo ovviamente qua. Demone marino. Che livello sono, ragazzi? Non mi ricordo già più. Vediamo un attimo, avviciniamoci un altro po'. Ancora. Vabbè, grazie. Vado qui sopra. 28, ok, grazie. Cominciamo con uno dei più lontani. Te. Okay, non gli ho fatto quasi niente, ma va bene. Un po' di panopiamento, ragazzi. Dovrò prima o poi potenziarla questa abilità, perché credo che sia essenziale in alcune fasi del gioco. Tipo prolungarne la durata, prolungarne la forza, un po' tutto. Ok, siamo divertiti, scappiamo. Cambiamo arma e ributtiamoci nella mischia. Che bella cosa che ho fatto. E Gladio, ci uniamo tutti e due. No, Gladio, andiamo via, attacchiamo, via. Gladio non collabora. Senti, faccio solo allora, va. Mettiamoci questo e attacchiamo quello più lontano. Sono fortini, più che fortini, resistenti come al solito. Ho solo una pippa con gli attacchi, ma vabbè. Bella. Stavo attaccando il nulla io. Rivoliamo sopra, così gli cadiamo sotto. Ok. Veloci come una farfalla, ma pungi come un'ape, come il morto. Vabbè,
parte io che distruggo dei vecchi detti, dei vecchi aforismi, anzi. Chi mi attacca? Ehi! Quanti ne mancano? Uno? Ah, ok, quello è morto mentre lo dicevo. Perfetto, caccia riuscita, modo di Galvin. 1200 esperienza più o meno. Oh, che cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Osso appuntito. Vabbè, ci troviamo ragazzi a consegnare tutto quanto. A tra poco, caccia terminata come al solito. Incubo sul traghetto. 4250 guild più banda di carbonio. Va bene, va bene, va bene. Mi pare che abbiamo finito tutto quanto. Adesso prendo un attimo le informazioni. Tanto per. Intanto fanno comodo. Scusa un attimo, cosa c'era qua? Menù. Ah, la torta figa. Delizia di Ulrat. Apporto occultismo. Notevole incremento della potenza magica. Controbilanciato da azzeramento della forza. 12.000 guild. Ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Ma quanto costa qua, mamma mia. Certo queste cose con l'esperienza, ragazzi, mi piaciucchiano, mi piaciucchiano veramente. Però vabbè, io ho tanti soldi, in teoria potrei anche usarli ogni tanto, ma vabbè. Mi pare che non ci sono. Non ho visto. Sono stato disattento. Non ho visto se ci fossero altre cacce. Tutte fatte. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo posto e vediamo cosa trovo di bello. Rieccoci ragazzi, vi dico tra poco dove siamo esattamente. Volevo prendere questa spumina di Colatain, che avevo preso in passato ma poi ho tralasciato perché era di notte, e tralascio anche adesso perché è di notte. La faremo dopo. Allora prendo Pungiglione Infuriato perché è avvistamento sempre. Vediamo quanto lista, perché solitamente l'Estallum è un po'... Ah, giusto, vi devo far vedere dove siamo. Siamo qua. L'Estallum e il tizio del ristoratore, cioè il ristoratore è centrale. Bar Surgate. Surgate. Pungiglione Infuriato, dove stai? Stai un pochetto lontanuccio. Ragazzi, arriviamo da queste parti. Penso che arriverò a prendere questo parcheggio. Nuova tangenziale di Cornix, così facciamo prima. Quindi a tra poco. Eccoci arrivati ragazzi. Siamo qui ovviamente a sinistra, ad ovest, anzi sud-ovest di l'Estallum. E dobbiamo cercare Ape Killer per 3 e Ape Assassina per 5. Tutta robetta molto simpatica, diciamo. Sono 8 mostri totali, credo vita media bassa. Dovrebbe essere una cosa, una botta e via, insomma, come situazione. Ma adesso lo vediamo. Ah, la assassina sono più tranquille. Le assassine sono più tranquille, più o meno. Più o meno. Ok, mi stanno pungiglionando dappertutto, però vabbè. Smettiamo di giocare al gioco Pungitaita. Grazie. Scuso, lo spadone mi faccio valere io, ragazzi, Non so quante volte ho parato. Basta così, basta. Quanto sto? Allora, gli AP assassina, come avevo detto, sono tranquille, quindi fate subito. Gli AP killer un po' meno tranquille. E dai. E muori. Ma quanto durano questi AP killer? Stai buona, ferma lì che ti apro in due come... Ok, quasi morta, Che bello ragazzi, quando troverò, credo, ad Altissia nuove armi, me le compro tutte. Non sono più povero. Sto facendo un sacco di roba, quindi non sono più povero. Posso comprarmi quello che voglio. Caccia in uscita. Pungiglione infuriato, 500 esperienza circa. Va bene, a parte tutto ciò, torniamo alla regalia. Dalla regalia torniamo poi all'Estallum. Quindi a tra poco. Siamo già giunti ragazzi al nostro amico all'Estallum. Siamo qui, zona centralissima ovviamente. Al posto migliore il ristoratore in questione. Dimmi tutto. Caccia terminata e pungiglione infuriato, va bene. Quanto mi dai? 3390 guil e bandana verde. Ragazzi, sto facendo un fottio di guil, che bella cosa, mamma mia. Nuovo rango di caccia, rango 4, bello.
ho ottenuto un nuovo rango, banda d'argento. Ragazzi, mi è balenato in mente, una cosa, la faccio vedere tra poco. Intanto prendiamo la piana dei lunghi colli, che è piedino. Vabbè, penso che voi conoscete piedino della Valle Incantata, però vabbè, ve lo dico comunque. Mi è balenata una cosa, vi stavo raccontando nello scorso video, se non sbaglio. Questo, oddio ragazzi, sto prendendo il senso dei video. Avevo tutto per un grande piatto. Tutto per un grande piatto richiede il rango 4, oltre che un livello 38 minimo, perché dovete andare a sganasciare i tizi che sono qui, i Catoblepas, i tizi enormi, ragazzi. Visto che nonostante il livello che ho richiesto è 38, io comunque non me la sento di ucciderli. Voglio aspettare un altro po'. Adesso poi vediamo in futuro quando farlo. Però per ora non voglio farlo. Vediamo in futuro se riesco. Intanto io mi dirigo direttamente alla missione che avete visto. Cioè la piana dei lunghi colli, che si trova qui vicino. Penso che dovrò usare il parcheggio per quanto riguarda anche questa missione. Quindi a tra poco. Eccoci arrivati ragazzi al punto in cui ci sono i tizi da uccidere. La piana dei lunghi colli. Siamo qua, ve lo faccio sempre vedere nella mappa. E sono lì avanti. Salve. Ok, non mi hanno ancora visto, ma sarà una cosa molto dolorosa per me, suppongo, Vai. Si inizia. Perché parare quando sono con la panoplia? Ma io credo che la panoplia la sto sfruttando veramente, veramente male. Secondo me non sto sfruttando appieno ancora tutto ciò che Final Fantasy mi offre, ragazzi. Però vabbè, con calma, con parsimonia, ce la facciamo. Sali un attimo di sopra, che perché... Oh, perfetto. Ok, vabbè, non ho tolto tantissimo, però... Non si riesco a fare altro triangolo. Ma chi è quello che stavo menando? Boh. Mi sembrano tutti così bassi. Vai così. Meniamo anche questo. Vai, vai, tutti quanti. Vorrei tanto, tanto, tanto avere le magie, ma... Accontentiamoci Innis. No, Innis non va bene, anzi. Volevo Gladio, vabbè, ho sbagliato. Sbagliato. Basta. State buoni. Vediamo... Mamma mia come scalciano. Dov'è la roba per salire? Vai così. Ciao Arba. No, Gladio non lo uso adesso. Aspetto che si avvicinino tutti. Vabbè, usiamolo anzi, va. Dovrebbe bastare. Ne ho attaccato comunque. Ne ho attaccati comunque due, penso. Sto notando, poi non so se sono cercato io, che non si può avere più di 9999 danni per caso. Siamo tornati ai vecchi tempi dello sblocco dell'arma. State... Dai, buono. Ammazziamone uno, perché sennò qui si fa troppo per... Va troppo per le lunghe. Allora, ragioniamo. Tu sei con poca vita, quindi ammazziamo te. E vai così. Panoplia. Panopliamo un po'. Anzi, Gladio, vieni qua, vieni qua. Gladio. Tocca a me, tocca a me, grande. E... Grande Gladio con la parata incrociata. Vediamo se riusciamo almeno ad all'interno un altro. Devo dire che da quando ho aumentato la vita mi sento un po' più protetto, ragazzi, Ma qui non si può salire più? Ehi, scusa. Ah, era bloccata la visuale, vabbè. Attacchiamo te. Eccomi. Bene, bene, bene. L'aggiramento incrociato è sempre una cosa buona. L'aggiramento è sempre pure una cosa buona. La parata che ho fatto pure è stata una cosa buona, 3 su 5, ragazzi, siamo a più della metà. Più della metà. La smetti di essere così offensivo, sto tizio. Calmati un po'. E fammi rientrare un attimo nella mia torretta là. Posso rientrare nella mia torretta? Sì. Chi prendiamo? Te. Olè, in faccia di prepotenza. Ok, tu sei quasi morto. Se riesco. Mamma mia quanto scalci, rompi balle. E muori. Sono resistenti sti cosi,
Ho di nuovo la panopia, non per dire, vabbè. Qua abbiamo quasi fatto. Ne mancherebbe uno, vabbè, risaliamo lì. Ci si avvicina troppo. Palle. T'ho manco preso. Radio. Vieni qua. E che bella mazzata. Non posso usare Ignis. Vabbè, aspettiamo un altro po'. Ignis ovviamente è un po' più tattico, ragazzi, quindi mi piacerebbe usarlo ogni tanto. Come stanno gli equipaggiamenti? Vediamo un attimo. Tu sei livello 6 quasi. Vabbè. No, vabbè, state più o meno, state più o meno. Andiamo avanti intanto. Che succede? Ah sì, avevo usato la magia di... Sì, la magia, la tecnica di prompto. Vabbè, qui è quasi annientato. Mamma mia che fatica. Ok, caccia riuscita. La piana dei lunghi colli ha dato circa 1000 esperienza. Esecuzione 6, interessante. Non capita quasi mai. Torniamo al punto di ristoro, che è alle Stallum. Quindi ci vediamo tra un po'. Eccoci arrivati, ragazzi, di nuovo alle Stallum. Recuperiamo la nostra ricompensa. Salve. Caccia terminata, la piana dei lunghi colli. Va bene. Will 4480 più un mega elisir, mi pare di aver letto. E la nostra avventura per oggi, per ora, in questo momento si conclude qua. La prossima volta già che ci facciamo uno di questi ricercati, perché sono nottinieri, diciamo. E in teoria vorrei capire questo qua, giorni di pioggia. Sì, ok, è facile, giorni di pioggia. Ma c'è un modo per ottenere la pioggia più facilmente, per avere più probabilità? Mi documento, perché non posso farla così a cuor leggero, perché altrimenti il video mi dura 3 ore per me, i soliti 25 minuti 30 per voi. Niente, comunque, per oggi, per questo video è veramente tutto. Spero che queste cacce vi abbiano divertito. Noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto da Titan89.